La poesia è struggente, struggente e spietata nell'analisi, in quanto l'orrendo conoscere dei primi versi di questa verità sarebbe per la madre una frustrazione incomprensibile. Il linguaggio poetico è decisamente tragico e passionale, costruito sul filo di parole piene di disperazione, tese ad esprimere il conflitto interiore, l'intero conflitto edipico che il poeta ha attraversato dall'infanzia fino all'età adulta. Quindi poesia della chiarezza in quanto messaggio dell'anima divisa che ci fa capire, che svela, che ci fa capire e svela l'angelo e il demone che abitavano in Pasolini. Io mi siedo perché così. Ancora oggi, a 49 anni dalla sua scomparsa, ci sono momenti in cui l'assenza di Pasolini grava più che mai. Sembra quasi che la sua vita sia stata troppo breve per contenerlo tutto: anima, corpo, arte, pensieri. E così ritorna a ricordarci che esiste un modo diverso di vedere e vivere il proprio essere. Le analisi, le parole, le profezie di questo immenso intellettuale tornano ancora oggi a ossessionarci. Io non ho il coraggio di terminare Petrolio. Lo prendo, lo riposo, lo riprendo, lo riposo. È talmente violento che quasi non si può leggere. Pasolini, quindi, il sapiente, lo speculativo, il poeta, il regista, il drammaturgo, il giornalista, il saggista, il diverso, il perseguitato. Il dato certo è questo, che di lui è impossibile prendere solo una parte per capirlo nella sua interezza, perché Pasolini è un oceano e come tale è sempre più necessario. Ma come? Con lo studio, con la lettura, con la visione dei suoi film, oppure attraversandolo, lasciandosi trafiggere dalle sue intuizioni, dialogando profondamente con noi, con lui. Io non so se devo dirvi qualcosa la cronologia, quando è nato, queste cose qui, però a me interesserebbe più inserirlo in un contesto storico, cioè la neoavanguardia. Dobbiamo capire alcune cose, che lui nasce nel 1922. E voi dovete capire, capirete facilmente che nel dopoguerra tutti siamo tesi alla ricostruzione, c'è un fervore particolare, tutti siamo più uniti, e quindi anche gli intellettuali, i cosiddetti intellettuali, che poi sono scrittori, pittori, registi, tutti autori di tutti i tipi, romanzieri, fanno il loro ruolo per cercare di ricostruire al meglio questo paese disastrato, lacerato dopo la guerra. E il neorealismo interviene, neorealismo che coinvolge Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Primo Levi, Carlo Levi, Elio Vittorini, famosa la presenza polemica tra Elio Vittorini e Palmiro Togliatti, che andò a finire. Quindi questi sono gli anni 50-60, che sono contraddistinti dall'impegno in letteratura e in particolar modo da Pier Paolo Pasolini e da Leonardo Sciascia.
questi sono i due autori più importanti che denunciano la centralità dell'industria, i problemi sociali del paese, che nel decennio successivo, dal 60-70, attraggono Italo Calvino, per esempio, no? Che dedica alcuni romanzi ai cambiamenti in atto nella nuova società e all'alienazione dell'uomo dinanzi a questo mondo in trasformazione. E naturalmente anche la poesia, in quegli anni la bufera d'altro di Montale. E poi c'è una rivista che si chiama Officina, il gruppo di Officina, che Officina è fondata da Roversi, Roberto Roversi, il poeta, e Francesco Leonetti, e vi aderisce anche per Paolo Pasolini, che lui riscrive solo la libertà stilistica sopra questa rivista, cercando di dare l'indirizzo poetico e il fatto che la poesia si deve abbassare al livello della prosa e confrontarsi con il ragionamento, con la denuncia, con la discussione. E un po' si ripete quello che già abbiamo visto nel documentario trasmesso, cioè che noi ci troviamo di fronte a una forte connotazione di tipo ideologico. La prende in pugno per esempio Franco Fortini, poi entra in gioco la neoavanguardia e ha giocato un ruolo di primo piano nell'interpretare la nuova stagione del consumismo e della mercificazione, da cui non si sottrae nemmeno l'arte. L'unico modo per testimoniare la fine della letteratura e dell'arte è quello di svuotare di senso la parola e di ridurla a un collage, mimando il caos del mondo. È quello che fa Sanguinetti, Edoardo Sanguinetti, Nanni Balestrina. E dall'altro lato invece si è aperto le esigenze di tipo, in una forma più chiara, tipo all'Umberto Saba, grandissimo poeta, Sandro Penna, poeta chiarissimo, anche lui omosessuale, ma grandissimo poeta, e Attilio Bertolucci. Io sto nominando le persone più rappresentative di queste culture. Non dimentico Vittorio Sereni, non dimentico l'autobiografismo di Giovanni Giudici, né quello di Giorgio Caproni. Andrea Zanzotto fa un altro percorso del quale non ne parlerò adesso. Amelia Rosselli, Mario Luzzi, ecco. E infine, studiando Pasolini, mi chiedo se la paura di essere stati troppo saggi per saper vivere in eterno. Lui nasce a Bologna nel 22, da padre, che abbiamo detto è stato sentito prima ufficiale di carriera, da madre maestra di scuola, Susanna Colucci. E dopo la nascita del fratello Guido, la famiglia si trasferisce a Casarsa, nel Friuli, e lui già a 19 anni comincia a scrivere poesie a Casarsa e riscuote l'attenzione di Gianfranco Contini e Alfonso Gatto. Niente di... Poi comincia una prima collaborazione, un lavoro cinematografico con Amico Bassani, alla sceneggiatura del film di Mario Soldati, La donna del fiume. Nel 55 esce alle stampe Il canzoniere italiano. Io mi sono appuntato una cosa che ha scritto la scolaresca di una prima media, che è molto simpatica. Nel 1947, in prima media, arrivò un giovane professore di lettere, 47, quindi aveva 25 anni, Pasolini, fece l'appello e si presentò, si chiamava Pierpaolo Pasolini.
Crediamo non fosse ricco perché ogni giorno, col buono e col cattivo tempo, si faceva con la bici 12 chilometri di strada bianca, cioè innevata, per venire a Casarsa, da Casarsa a Valvasone. Quella modesta bicicletta fu la sua fedele compagna per tutti e due gli anni che passò con noi. Nei due anni che passammo con lui fummo i più ricchi e fortunati allievi del nostro Friuli. Pian piano egli ci condusse per mano nell'immensa steppa di Anton Chekhov, piena di solitudine e tristezza, ci fece fare la conoscenza con il mondo magico della Sicilia di Verga. Con lui attraversammo l'Oceano Atlantico per fermarci commossi e pensosi nel piccolo cimitero di Spoon River, Edgar the Master. Scendemmo nel profondo sud per riscaldarci ai canti degli Spiritualf negri. Ci fece amare Ungaretti, Saba, Montale, Sandro Penna, Cardarelli, Quasimodo e molti altri poeti, prima media, che allora non erano né premi Nobel né comparivano nelle antologie per le scuole. E vorrei parlare dopo in un secondo intervento del anzi, non leggo la seconda poesia, così è dedicata al principe. Principe inteso qui come segno di nobiltà, cioè il nobile che può, nei confronti del desiderato, del povero, che non può. Se torna il sole, se discende la sera, se la notte ha un sapore di notti future, se un pomeriggio di pioggia sembra tornare da tempi troppo amati e mai avuti del tutto, io non sono più felice, né di goderne, né di soffrirne. Non sento più davanti a me tutta la vita. Per essere poeti bisogna avere molto tempo. Ore e ore di solitudine sono il solo modo perché si formi qualcosa che è forza, abbandono, vizio, libertà, per dare stile al caos. Io tempo ormai ne ho poco, per colpa della morte che viene avanti, al tramonto della gioventù, ma per colpa anche di questo nostro mondo umano, che ai poveri toglie il pane, ai poeti la pace.